Queste sono le barrette proteiche, quindi barrette energizzanti per i gamer. Funzionano? Cosa sono? Scopriamolo in questo video. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo super nuovo video. Io sono Frank e bentornati sul mio canale. Mi è arrivato un bel pacco da X-Gamer. Vi ricordo che X-Gamer è famosissimo per i suoi gaming booster. Nell'altro video di X-Gamer abbiamo recensito i fantastici popcorn da gaming. E in questo video ragazzi andremo a provare le barrette proteiche da gaming. Ne ho ordinate per ben due, eccole qui. Come sempre vi ricordo che il video non è sponsorizzato, quindi tutto ciò che dirò è il mio pensiero, quindi non vi preoccupate, non dico cose false nel video. A parte gli scherzi, sono molto contento di poterle provare. Barrette proteiche non le ho mai mangiate e ne trovo l'esigenza di doverle mangiare. Partiamo dal packaging, che a mio parere è fatto molto bene, sì, è molto accattivante. Sono made in Europe, sono prodotti europei e dovrebbe essere anche di grande qualità. La scadenza è il 2022. Queste barrette in particolare che ho preso sono a triplo cioccolato, quindi cioccolato bianco, cioccolato fondente e cioccolato al latte. Hanno pochi zuccheri, non hanno crash, non so cosa voglia dire, e sono ad alta percentuale di proteine. Sappiamo che le proteine nella palestra servono per i muscoli, ma comunque le proteine ragazzi servono a tante cose positive nella nostra vita. Per esempio ossa, pelle, permettono un ottimale funzionamento del nostro sistema immunitario, quindi portano un bel po' di vantaggi. In questo caso sì ragazzi, sono da gamer, però non hanno nulla di specifico per i gamer, non sono come i gaming booster e quindi hanno tot cose per magari tenerci più incollato sullo schermo, risposta più veloce eccetera eccetera. No, se vi aspettate qualcosa di genere mi dispiace, però comunque sono degli ottimi snack per i gamer. Infatti questi vengono pubblicizzati come barrette energetiche per il gaming e ripeto, non fanno nulla di speciale rispetto ad altre barrette proteiche. Andando a leggere nei dati ragazzi, la barretta pesa 55 grammi e ragazzi ha 815 calorie. Cioè, cazzo! Cioè, ragazzi, è proprio tanto, dovrebbe essere, non dico un pasto, però quasi. Infatti sono le 7. Tra poco dovrei cenare, spero di non gonfiarmi con questa barretta. Ovviamente per voi l'andrò ad assaggiare, ma prima di fare ciò ragazzi vi chiedo di iscrivervi al canale, di ovviamente attivare la campanella delle notifiche e lasciare un gran pollicione in su. Detto ciò, io direi di andarla ad aprire, ormai credo abbiamo detto tutto. Ragazzi, è molto forte l'odore di cioccolata fondente, cosa che non mi piace ragazzi, perché la cioccolata fondente non mi piace. Amo quella al latte e amo la cioccolata bianca. Bella pesantuccia, come abbiamo detto, 55 grammi. Ed eccola qui la nostra barretta. Metto la mano davanti alla faccia ragazzi, perché avendo il tracciamento degli occhi, del volto, la Sony ovviamente tende a non mettere a fuoco la barretta ma mette a fuoco me. Peccato per l'odore che non mi piaccia la cioccolata fondente, però io direi di andare a darci un bel morso. A few moments later. Un po' stopposa ragazzi, mi si è bloccato in gola e do anche fin dall'acqua. Come sapore niente male, speravo che la cioccolata fondente non si sentisse molto, infatti non si sente, predomina probabilmente cioccolata al latte e cioccolata bianca, però anche se ha un retrogusto di fondente comunque è abbastanza gommosa, però lascia un buon odore in bocca ragazzi, non è niente male, è molto morbida, non ha crunchy all'interno, qualcosa mi riporta alla Kinder Pingui, è molto simile ragazzi, che all'interno è secca, si attacca molto fra i denti. Sì, si attacca molto molto fra i denti. Comunque niente male, buona ragazzi, in una seduta di gaming come snack, come cibo la trovo molto comoda, anche perché non ti fa sporcare le mani. Prendiamo, mangiamo e giochiamo. Immagino in una seduta da gaming, orario di cena, una persona che non vuole andare a mangiare ma ha molta fame, se ne butta uno in corpo, massimo due ragazzi, io credo che state a posto fino al giorno dopo, perché ho dato tre morsi
non piccolissimi, ma comunque già mi sento come se fossi gonfio, perché comunque proteine eccetera eccetera, cioè sono 800 calorie, ne prendete due, sono 1600 calorie, ragazzi, che cosa volete di più? Ma io credo che un pasto completo sia di meno. Buona, io non sono amante del cioccolato, però mi attira, mi attrae, non ne mangerò altra perché fra poco cenerò, però comunque è un'ottima idea durante le sessioni da gaming. Probabilmente questo è il suo scopo, quello di riempire, quello di dare molte calorie, proteine durante una sessione da gaming, quindi è un pasto veloce. Mangiate anche negli e-sport, se non si ha tempo di mangiare, cioè è un pasto. Io adesso, ragazzi, non sono un tecnico, non sono una persona che fa sport, una persona tra virgolette palestrata, quindi non sono non ho una grande cultura di queste cose, però vi ho espresso la mia idea. Ragazzi, come sempre io spero che il video vi sia piaciuto, magari iscrivetevi al canale, campanella delle notifiche, scusatemi se mi sto dilungando, ma passate anche sui miei social e lasciate un gran pollice in su. Al prossimo video, ciao!